Liscia la notizia. Impossibile dimenticare l'ex velona. Oggi appare magrissima e nessuno può riconoscerla. Il 7 novembre 1988 va in onda per la prima volta Striscia la notizia. Una trasmissione destinata ad entrare nel Guinness World Record come programma più longevo della televisione italiana. Ideato dall'autore e scrittore Antonio Ricci, si tratta di un TG satirico targato Mediaset che affronta le problematiche della società dando voce ai cittadini. La trasmissione interpreta in modo ironico i classici telegiornali, i disservizi della società e gli scandali che spesso hanno un grande impatto mediatico. Il TG satirico ha un cast di inviati che girano l'Italia a caccia di spacciatori, truffatori e delinquenti e curano i vari servizi di inchiesta giornalistica. Tra i celebri personaggi di Striscia la notizia ricordiamo Valerio Staffelli, celebre per i suoi tapiri d'oro, Moreno Morello, Vittorio Brumotti, Jimmy Ghione e tantissimi altri. Una figura di spicco nelle varie edizioni è il Gabibbo, il pupazzo rosso diventato un simbolo della trasmissione. Lo show ospita anche due ballerine, una bionda ed una mora, che ricoprono il ruolo di veline. Nel corso delle edizioni ci sono state delle novità come quella di introdurre le velone, ovvero donne curvy che affiancavano i conduttori con fantastici stacchetti. Molte donne hanno raggiunto un clamoroso successo e sono diventate personaggi dello spettacolo. Ne ricordiamo una in particolare che è tornata negli scenari televisivi e si fa fatica a riconoscerla per i chili che ha perso. Striscia la notizia. L'ex velona oggi è irriconoscibile. Striscia la notizia è uno dei programmi più longevi della televisione italiana che ha regalato la notorietà a molte donne dello spettacolo. Una velona in particolare resta nel cuore e nella memoria degli italiani per la sua spontaneità e per la genuina personalità. Una donna autoironica che non si prende mai troppo sul serio e riesce sempre a strappare un sorriso al suo pubblico. Stiamo parlando di Emanuela Aurizzi che nel 2005 diventa la velona di Striscia la notizia. Una donna sicura di sé ed in pace con il suo aspetto fisico, ha rappresentato con fierezza la categoria delle donne curvy che non si lasciano condizionare dagli stereotipi dei canoni estetici imposti dalla società. Dopo l'esperienza nella trasmissione di Antonio Ricci, Emanuela è stata ospite fissa dei salotti di Barbara D'Urso in cui è stata protagonista di simpatici siparietti di danza e ha discusso il tema delle diete. La velona, infatti, ha seguito un regime alimentare per perdere peso ed oggi è irriconoscibile. Ha perso più di 30 kg e continua ad impegnarsi nella perdita di peso. Emanuela Aurizzi, classe 1973, raggiunge il successo nel 2005 quando viene scelta come velona di Striscia la notizia. Nel 2015 torna nel TG satirico ad affiancare i conduttori con meravigliosi e simpaticissimi balletti. Però, la sua carriera professionale non si limita al programma di Antonio Ricci, ma ha alle spalle un percorso di tutto rispetto. Aurizzi, tra il 2005 ed il 2015, è stata un'attrice di grande successo. Ha ottenuto ruoli importanti nei film Dopo quella notte, ed Il professor Cenerentolo, e ha partecipato al cast della fiction televisiva Distretto di Polizia. La showgirl ha un curriculum professionale decisamente importante che l'ha portata ad essere amata da tutto il pubblico italiano.